Papa Francesco torna a stigmatizzare l'ideologia gender come pericolo del nostro tempo, che annulla le differenze e rende tutto uguale. Lo ha fatto all'apertura del convegno Uomo-Donna Immagine di Dio per un'antropologia delle vocazioni, una iniziativa accademica svoltasi in due giorni in Vaticano, promossa dal Centro di Ricerca e Antropologia delle Vocazioni, un appuntamento al quale il pontefice non è voluto mancare nonostante il suo raffreddore. Abbraccio, dopo un breve saluto, la sua riflessione. È molto importante che ci sia questo incontro tra uomini e donne, perché oggi il pericolo più brutto è l'ideologia del gender, che annulla le differenze. Io ho chiesto al cardinale de Nimega di studiare su questa brutta malattia che cancella le differenze e va tutto uguale. No? E cancellare la differenza cancella l'umanità, uomo e donna, intenzione sempre, no? È lo stesso Papa Francesco a chiedere al collaboratore Monsignor Filippo Ciampanelli di leggere il suo discorso, così non mi affatico tanto, ha detto. Nel testo il Santo Padre ha definito la vita dell'essere umano una vocazione. Ciascuno di noi, ha sottolineato, esprime se stesso come persona che si realizza nell'ascolto e nella risposta, condividendo i propri doni con gli altri per il bene comune. Il Papa ha poi aggiunto: siamo chiamati alla felicità, a qualcosa di grande a cui Dio ci ha destinato. La vita di ognuno di noi, nessuno escluso, non è un incidente di percorso. Il nostro stare al mondo non è un mero frutto del caso, ma facciamo parte di un disegno d'amore e siamo invitati ad uscire da noi stessi e a realizzarlo, per noi e per gli altri. Ciascuno e ciascuna di noi è una missione. Infine, Papa Francesco si è rivolto direttamente ai presenti, studiosi, filosofi e pedagogisti. I vostri studi sono utili per interrogarsi sulle sfide odierne e sulla crisi antropologica in atto.